esploriamo un'opera affascinante di Ian Gossert, noto anche come Mabuse, intitolata San Luca dipinge la Vergine, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Questo dipinto rappresenta un esempio straordinario dell'incontro tra la tradizione artistica nordica e l'influenza rinascimentale italiana, temi che Gossert ha sapientemente intrecciato in questa tela. L'opera ritrae San Luca, protettore degli artisti, mentre dipinge la Vergine Maria assistito da un angelo che guida la sua mano. Questa rappresentazione è radicata nella tradizione iconografica che vede San Luca non solo come evangelista, ma anche come pittore. Nell'immagine, San Luca è inginocchiato davanti a un leggio, completamente assorto nel suo compito sacro. L'ambientazione del dipinto è una sala riccamente decorata in stile rinascimentale, caratterizzata da lesene adornate di grottesche e medaglioni classici, i quali evocano l'architettura rinascimentale italiana. Questi elementi architettonici sono dettagliatamente rappresentati e riflettono chiaramente l'esperienza italiana di Gossert, che fu uno dei primi pittori fiamminghi a viaggiare in Italia. La luce dorata che circonda la figura della Vergine e del Bambino proviene da un'unica fonte, elemento che crea un'atmosfera divina e che richiama l'uso della luce nei dipinti rinascimentali italiani. Nonostante l'incorporazione di questi elementi italiani, il dipinto conserva forti legami con la tradizione artistica nordica, particolarmente evidente nelle pieghe dei panneggi e nell'atteggiamento composto di San Luca, che pur essendo influenzato dall'arte classica mostra una certa rigidità tipica del nord Europa. San Luca, quindi, non solo funge da ponte tra il divino e l'umano attraverso il suo atto di creazione artistica, ma simboleggia anche il ponte culturale tra il Rinascimento italiano e la tradizione fiamminga. Gossert, detto il romanista, cercò di fondere questi due mondi attraverso la sua arte, aspirando a un ideale di bellezza alto rinascimentale, pur mantenendo le qualità realistiche e la precisione dettagliata tipiche della pittura fiamminga. In sintesi, San Luca dipinge la Vergine di Ian Gossert è un'opera che non solo celebra il sacro attraverso la figura di San Luca, ma rappresenta anche un dialogo visivo tra diverse correnti artistiche, testimoniando il tentativo di Gossert di sintetizzare le influenze italiane con la propria eredità culturale nordica. Questo dipinto è un esempio lampante di come l'arte possa servire come un potente veicolo di scambio culturale e di innovazione stilistica. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!